Da quanto tempo era che non caricavo un video di Blood Omen 1? Boh. Vabbè, continuiamo l'avventura dopo tanto tempo che non ci sentivamo in questo gioco. Allora, un maxi riepilogo di tutto quello che avevamo fatto. Allora, le parti caricate erano tre, dove un po' avevamo fatto le prime azioni in The questa mentalist terra. Nupraptor was renowned through Nosgoth for his tricks of the mind, telepathy and telekinesis. Pilgrims traveled from all across the land seeking the comfort of his lies. I sought not his wisdom, but his life. Ok, dicevo, avevo caricato tre parti di questo gioco e avevo fatto le prime azioni, ovvero quella di visitare le prime città, prendere la forma del lupo, la trasformazione in, diciamo, umano, visto che il potere ci consentiva di camuffarci in civile, quindi evitare anche le guardie. E aver preso ovviamente quello di pipistrello che si incontra subito nel gioco. Ok, cosa dobbiamo fare qui? Semplicemente ci siamo addentrati dentro il rifugio di Nupraptor, ovvero la fortezza della mente, e dobbiamo semplicemente raggiungerlo per affrontarlo e sconfiggerlo. Perché vi ricordo che in questo primo Blood Omen, diciamo che la nostra avventura è formata principalmente di sfide. E diciamo che la ricompensa di ogni sfida sarà un oggetto, un elemento che ci consentirà di ripristinare il pilastro del guardiano in questione. Poiché Nupraptor è il primo guardiano che noi affrontiamo, sarà anche il primo pilastro che noi rigeneriamo o comunque sia riporteremo alla normalità. Quindi, per poter ripristinare il pilastro della mente, che è appunto il pilastro di Nupraptor, dobbiamo semplicemente sconfiggerlo, ottenere la sua testa, ritornare da Ariel per consegnare l'oggetto. E una volta che l'oggetto sarà messo vicino al pilastro d'appartenenza, il pilastro appunto si rigenererà. Quindi diciamo che questa è la sostanza di questa parte. Allora, la fortezza della mente, come potete vedere, è una fortezza un po' quanto bizzarra perché c'è di tutto, ci sono macerie, ci sono trappole, ci sono queste melme schifose, ci sono lame, non capisco quale utilità potrebbero avere per il vecchio Nupraptor. Tra l'altro, mi ricordo che a qualcuno, adesso non ricordo a chi, però era piaciuta la battuta della bellezza di Nupraptor paragonata alla Leffa, ma in verità è questo, è proprio vero, perché vedremo che quando appunto lo vedremo il Raptor, vedremo che sembra più che altro un anziano, un pensionato, quegli anziani che magari hanno anche l'Alzheimer, non si ricordano dove sono, che hanno freddo e le ossa deboli, sembra una sorta di proprio di anziano, sì, giusto chiamarlo così. Dare intrude upon my sanctuary? Can I not mourn in peace? Leave and let my solitude be complete. Eccolo, eccolo che ci avvisa dicendoci un avvertimento più che altro. Però vabbè, io l'ho preso un po' sullo scherzo, no? Però ricordiamoci sempre che questo gioco ha delle frasi, come diciamo un po' tutta la saga, hanno delle frasi veramente incisive, veramente auliche, che meritano davvero di essere lette con attenzione. E poi vedremo anche il discorso che farà Kane adesso, poco più avanti. Sarà un discorso forse il più lungo della parte, che ovviamente ho sottotitolato. È un po' leggeretta che cosa dice. Capiremo anche meglio ciò che ha fatto Nupraptor per cercare di isolarsi al mondo esterno. E capiremo anche il motivo per cui lui sta così tanto soffrendo, anche se l'ho detto svariate volte anche nel gameplay del primo Soul Reaver. Quindi in sostanza si sa, cioè dovreste sapere, però qui rendiamoci conto che è la prima volta che si incontra questo personaggio, è la prima volta che ci si affaccia alla storia di questo gioco. Quindi ora vedremo
capiremo, grazie a Krillin, che cosa Blue Raptor si è fatto, non ha fatto agli altri, più che altro si è fatto a se stesso. Chi ce lo dice ora? Lo scopriremo, perché non è che Krillin ha la sfera magica che riesce ad aprire certe cose, ma comunque sia, un personaggio così ci dirà queste informazioni. Quindi questi punti, come potete vedere, dobbiamo innanzitutto eliminare quei maghi che hanno i libri e ci sparano del fuoco, ecco. Evitare queste dannate frecce e utilizzare le magie dove serve per poter procedere. Più che altro servono delle combinazioni. I came upon one of Nupraptor's serving girls, catatonic with fear, choking out half words through bloodied, broken teeth. Although tempted by hunger, I stayed my hand, allowing her to tell her story. She spoke of her lord Nupraptor, driven to insanity by the brutal slaying of his beloved Ariel. She spoke of his self-mutilation, sewing his eyes and lips shut to deny the outside world. Fueled by despair and hopelessness, he turned his magic on the circle, infecting their minds with his madness. Nupraptor cared for nothing now, save his pathetic self-pity. Scars such as hers would never heal. Death would only be a mercy. Okay. The cretin squandered life and left it seeping on the floor. Such waste was a travesty. Perhaps Nupraptor needed to be taught a lesson as to the value of blood. Bene. Posso spiegare qualcosina ora. Diciamo che ho preciso un attimino quello che stavo dicendo prima che iniziasse il lungo discorso. Dicevo che sono necessarie delle combinazioni per poter aprire delle porte, ovvero la combinazione magia, come vedrete a breve, che attiva un bottone per aprirci una porta, quindi combinazioni in questo senso. Bene. Innanzitutto questi nemici colorati, così tanto buffi, sono dei pifferai che creano degli scheletri, ossia dei demoni, e li creano all'infinito, massimo due ovviamente. Per impedire che si creino bisogna uccidere loro, quindi questo è un po' scontato, però andava detto. Ecco, qui siamo in questa sala che ci terrà bloccati per un po', perché per poter andare avanti dobbiamo superare ben 4 prove, quindi io ho iniziato dalla più vicina. E nel frattempo, visto che non c'è niente da spiegare su come passare le prove, appunto vi voglio un attimino parlare un pochettino quanto mi è necessario per farvi capire un po' come mi spiega la storia di Nupraptor. Allora, innanzitutto, come avete potuto leggere, il personaggio che gli dona questa informazione è più che altro una schiava, una serva di Nupraptor. Nupraptor che appunto dopo la morte di Ariel si accontenta di altre donne, un po' per sfizio così. Purtroppo però la pillola blu non era stata inventata in quell'epoca, vabbè. Però voglio dirvi, passando seriamente, che innanzitutto lui una volta che scopre dell'assassinio di Ariel, ovviamente lui non sa chi è stato a ucciderlo, lo scopriremo noi verso la fine del gioco, però probabilmente lo saprete già perché sono cose ormai divulgate così al mondo. Vabbè, però non ve lo dirò ovviamente chi è stato a ucciderla, anche perché forse ci sarà anche qualche dubbio. Cioè in questo gioco vige la regola sembra ma non è, quindi spiegherò tutto più avanti. Dicevo, quando lui scopre della morte della sua amata o amante Ariel, si chiude in questa fortezza della mente, dove appunto lui abitava e abita tuttora, e diciamo che per chiudersi in se stesso e per mettersi nella circostanza di soffrire pienamente del lutto, cosa fa? Si cuce gli occhi, si cuce la bocca, e appunto rimanendo in questa villa, in questo palazzo, insomma in questa dimora,
Praticamente inizia così a corrodere un po' il cerchio, perché diciamo chiaramente esce un po' fuori di testa dopo quello che è accaduto. Ed ecco che qui nasce proprio la corruzione. Quindi, se uno si chiedeva come mai la corruzione inizialmente nasce a Nosgoth, è proprio per colpa di questo assassinio. Il motivo vero e proprio dell'assassinio di Ariel, ora non vi so dire bene dove verrà svelato, ma probabilmente, e non, non, cioè non ricordo se veniva detto alla fine del primo Blood Omen, comunque sia, io non ve lo dirò fino a quando non lo vedremo in questa, in qualche storia, però sicuramente a mille per mille viene detto nel Defiance. E quindi io non ve lo voglio anticipare perché è un bel quesito che magari alcuni di voi non sapranno nemmeno dove parare, ecco. Vabbè, comunque sia, il vero motivo appunto io non lo voglio dire perché è giusto non anticiparvi nulla. Però ci tengo a dire che la corruzione nasce appunto con l'omicidio di Ariel e la corruzione del pilastro della mente a causa di un rapto. Ok, quindi abbiamo finito due When prove. conjured, Quella di the prima avevo energy fatto bank un permits me fail access to mass perché amounts of magical energy for a brief period of praticamente time. However, when the moment passes, bisognava in I will quel be drained of grande all magic, labirinto, unable to se cast così lo even the vogliamo chiamare, ma simplest of non è più che altro un spells. labirinto, più che altro era una stanza enorme. Io non ho messo la mappa, però è una stanza enorme col pavimento preciso identico, tutto uguale come questo. E dovevamo semplicemente seguire la luce e premere un bottone o comunque sia un tassello del pavimento per accendere altre luci, altrimenti se andavamo nell'ombra dovevamo riniziare tutto il percorso da capo. Ricordo che per passare quella prova, se userete il potere della luce dovrete aspettare, perché utilizzando il potere della luce poi non vedrete diciamo il percorso da seguire, perché vi ricordo che la stanza è tutta buia e la luce li fa ci fa da sentiero. Quindi se attivate il potere della luce, tutta la luce verrà sparsa, se così vogliamo dire, in tutta la stanza e non potremo più seguire la giusta via. Quindi non utilizzate quel potere per procedere. Oh, finalmente siamo arrivati all'ultima prova. Ecco. Vabbè, qui in teoria lo dovreste utilizzare il potere della luce per vedere qualcosa, però visto che qui c'era luce, definiamola gratis, visto che la sto sbloccando, tanto non la utilizziamo per niente. Qui semplicemente dovevamo entrare e attivare l'uomo proprio aveva messo un bottone sotto dietro il quadro, furbetto. Vabbè, bisogna attivare quel bottone, entrare qui, sconfiggere quest'orda di demoni, così se li vogliamo chiamare, andare al teletrasporto e finiamo anche la quarta prova. Oh, procediamo. Qui diciamo che siamo in una zona più che altro, se vogliamo chiamarla anche una zona, una sorta di biblioteca, roba così, no? Perché qui, se mi ricordo male, c'erano dei libri. Vabbè, non ricordo bene. Probabilmente nemmeno ci sono. Vabbè. Bene, ecco, qui siamo. Questa sembra una sorta di rosa dei venti, un po' personalizzata, un teschio così. Ecco, vi ricordo che questa fortezza, per chi non lo sapesse, ma comunque sia, credo sia scontato, è la stessa struttura che vediamo nel primo Soul Reaver quando andiamo a recuperare il glifo da pietra in quella zona appunto chiamata Rifugio di Nupraptor, dove appunto la fortezza della mente era in rovina, ovvero c'era quel teschio distrutto e noi dovevamo salire con le zelle sino in cima per poter planare. Forse l'avevo già detto, ma lo ripeto. Bene. Ok, questo è un punto molto interessante perché andremo a vedere qui. Ecco, sono un po' le due lenti di questa faccia e vedremo che
ci sono delle differenze, ovvero in una parte vediamo una cosa, se vediamo da una parte vediamo un più, dall'altra parte vediamo il meno, ovvero vediamo l'opposto, il paesaggio in circostanze opposte. Ora vedremo e sentiremo. From the depths of the retreat's eye sockets, I viewed Nosgoth in a different fashion. The glass seemed to warp the image and taint the color, as if Nosgoth needed assistance in making its corruption apparent. Bene. Quindi avete appunto visto cosa mi stavo riferendo. Qui io ci sono andato e poi non mi faceva più vedere nulla perché ricordavo e sbagliavo che praticamente si Cain parlasse, invece non era vero. Io ricordavo che Cain dicesse qualcosa vedendo Nosgoth normale, però invece niente, vabbè. Ecco qua, qui siamo arrivati nel punto di salvataggio. Io ovviamente lascio perdere perché qui incontreremo Nupraptor. Have you come to fail the circle once more? Leave, Paladin. I do not need your protection. Come, Cain. Come, share my pain. Ok, questo era il pensionato Nupraptor. Seduto, tranquillo. So, this was the mentalist Nupraptor, this broken, pathetic little man. Yet crippled as he was, he would not yield without battle. Very well, old fool. If it is death you seek, I will not deny you. A quanto pare non sono l'unico che prende in giro questo personaggio, però Nupraptor, anche Cain si prende in gioco di lui, poveretto. Sì, insomma, vediamo che è appunto un ometto curvo, come lo definisce Cain. Che a posto della testa non so cosa abbia, perché questa roba verde che gli lampeggia è scintillante, una cosa... Non so cosa sia, sarà gelatina, boh. Vabbè. Quindi, come bisogna procedere per sconfiggerlo? Innanzitutto lui crea, probabilmente con la forza della telecinesi, queste sfere, sfere di due colori, verde e viola. Quelle viola scompaiono, quindi noi possiamo approfittarne per oltrepassare questo ostacolo, mentre invece quelle verdi rimangono. Procedendo col combattimento, come potete vedere, nella stanza si creano degli spuntoni che sono degli ostacoli. A questo punto, se voi non riuscite proprio a oltrepassare quelle sfere, vi consiglio di distruggerne uno andando lì sopra, non fanno molto danno. Arrivati a un certo punto, lui si metterà al centro della stanza, lancerà quei teschi, basta evitarli, colpirlo e il gioco è fatto. Perhaps the head of her beloved will convince Ariel that I have accomplished my task. Bene. Via. The mace is amongst my most useful weapons. Qui ovviamente non l'ho sottotitolato perché, come sapete, come ho già detto, sottotitolo solamente i dialoghi riguardanti la trama, quindi più che altro parlo io degli oggetti recuperati. Allora, abbiamo recuperato la mazza, che praticamente ha funzionalità un po' varie, ovvero con la mazza possiamo distruggere gli ostacoli, che sono quelle pietre giganti che abbiamo tutto intorno, che poi incontreremo anche più avanti, che ci impediscono di entrare in certi punti. E questa diciamo che è la principale. Poi ovviamente fa abbastanza danni e quindi è anche più facile sconfiggere determinati nemici. I forzieri così blindati verranno distrutti grazie alla mazza e possiamo anche recuperare ciò che c'è all'interno. E poi ai nemici un paio di colpi li stordiremo. Questa è buona funzionalità. Ok, siamo arrivati ai pilastri. I placed Nupraptor's head before the pillar of the mind and watched on as it dissolved into the stone, the pillar of dimension. The pillar accepted its offering. Thus it was restored. Nupraptor was but the genesis. Forever tainted by his madness, the circle was beyond redemption. For them, absolution lay only in death. In me, they would find their deliverance.
But first I had to defeat their shepherd. Malek, defender of the Nine, lay in a keep to the far north, past Vasabunt. It was time for me to test the wrath of the Pillar of Conflict. Death in the Circle breathes life to the pillars. For every pillar there is a token. Only with these shall they be restored. But to reach a warrior, you must first breach his ward. Find Malek and destroy him. Bene, abbiamo concluso. Ci sentiamo nella prossima parte.